No, io vorrei lanciare un appello a tutti i bambini che vogliono fare il carrista da grande, pensateci bene. Poi per il resto, tanto anche se ci avete pensato, lo farete, perché ormai chi è rovinato da piccino è farà questo mestiere sicuramente. Siamo reclusi qua dentro, io lancio un appello, liberateci per favore, perché lavoriamo 14 ore al giorno per il bene del carnevale, per la trasparenza dei bilanci, noi siamo qua che si lavora. E cosa dire di più? Il 3 si inizia, no? Siamo sì. Sicuri? Sì. Siamo sicuri che si inizia il 3 di febbraio, il nostro caro si chiama La Guerra dei Poveri e basta. Cioè, nel senso, si chiama La Guerra dei Poveri, poi lo vedrete su Diaramare, se qualcuno lo capisce bene, se qualcuno non lo capisce, va in fondazione che c'è chi lo spiega perfettamente. Di sostanza. Allora, che cos'è La Guerra dei Poveri? La Guerra dei Poveri è quella che ho narrato fino adesso, ossia fare la guerra tra noi poveri mortali, mentre i nostri idoli stanno lassù beati che si godono le ricchezze del mondo. Allora, l'indifferenza di fronte al fatto che, nonna come dura fa un'intervista di mattina, l'indifferenza di fronte a queste ingiustizie, a questo stile di vita che ci rende poi giullari, buffoni, ma al tempo stesso servi, è la vera guerra dei poveri, quella che ci fa scannare tra di noi. So benissimo che non è un carro di facile lettura, ma credo che ci siano molte persone intelligenti che capiranno il senso del nostro carro. Se non capiranno il senso del nostro carro, godranno sicuramente di un impatto scenico non indifferente e di uno spettacolo degno di un musical. Perché quello che vogliamo fare noi quest'anno è sovverchiare un po' lo stereotipo delle maschere sul carro e fare proprio un vero e proprio spettacolo per quelle persone che vengono e pagano il biglietto. Le ragazze e i ragazzi stanno provando da un mese un vero e proprio spettacolo di coreografie e di musiche. Musiche originali abbiamo di Andrea Paci, le coreografie curate da Stefania Bonuccelli. Sarà una cosa da non perdere, quindi venite al Carnevale di Viareggio e pagate il biglietto d'ingresso, che insomma noi siamo abbastanza poveri anche.